Bene, adesso se chi mi vuole seguire nella lettura può leggere in Apocalisse 17:14. Apocalisse 17:14. Questo è il testo che introdurrà la predicazione. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori, è il re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Amen. Adesso vogliamo ascoltare Vincenzo, il pastore Vincenzo Mazza, che ci condurrà nella meditazione di questa mattina. Buongiorno a tutti e buon sabato. Ringrazio il Signore dell'opportunità, della possibilità che mi dà questa mattina di condividere con voi la parola del Signore e ringrazio il Signore anche della vostra gradita presenza. È bello ritrovarci in chiesa per lodare insieme il nome del Signore. Non so quanti di voi sono stati dai nostri fratelli latinoamericani di Roma. I fratelli latinoamericani di Roma all'inizio del sabato in chiesa cantano un canto per augurarsi un buon sabato, per stringersi la mano e abbracciarsi. E poi questo canto lo ripetono prima del culto. Io l'ho tradotto e vorrei che lo cantassimo questa mattina qui insieme. Il testo sarà proiettato, la sorella Alessia gentilmente ci farà sentire la melodia di questo canto. È semplicissimo, molto semplice, facile. Orecchiabile, quindi si canta facilmente. Forse ci fai sentire la prima strofa, Alessia? Grazie. Conta seguire Gesù, seguirmi il Signore, dammi una mano e fratelli saremo, dammi una mano e fratelli saremo, dammi una mano, querido hermano, dammi una mano e fratelli saremo. Ricantiamo la prima strofa e quando canteremo insieme il ritornello Dammi la mano, ci vogliamo dare veramente la mano, stringerci la mano e augurarci le benedizioni di Dio. E forse possiamo anche salutare chi ci sta dietro, chi ci sta davanti, non c'è nessun problema. Adesso canteremo la prima e poi passeremo subito dopo alla seconda strofa. Grazie. Non importa da dove tu venga, ciò che conta è seguire Gesù. Se nel tuo cuore tu ami il Signore, dammi la mano e fratelli saremo. Dammi la mano, querido hermano, dammi la mano e fratelli saremo. Dammi la mano, querido hermano, dammi la mano e fratelli saremo. Nella Bibbia il Signore ci comanda di amare i fratelli in Gesù. Se non ami i fratelli in fede, non sei sincero e non ami Gesù. Dammi un abbraccio, un santo abbraccio. Dammi un abbraccio e fratelli saremo. Dammi un sorriso, un bel sorriso. Dammi un sorriso e fratelli saremo. Grazie, grazie tante. Se volete lo potete cantare nuovamente sabato prossimo o i sabati successivi. E che bello augurarci un buon sabato, stringerci la mano, darci un abbraccio nel Signore. E i fratelli latinoamericani che sono veramente ricchi di temperamento, loro quando cantano questo canto trasformano la chiesa in un mercato. Veramente si alzano tutti, si stringono la mano, si baciano e si abbracciano, sono molto contenti. Diversi anni fa,
è stata inaugurata la casa di riposo, la ristrutturazione della casa di riposo, e per l'occasione ritenemmo opportuno invitare il Presidente della Repubblica. Non pensavamo che potesse accettare, ma poi, in veri caso, insomma, è diventato veramente possibile. Mi telefona e mi dice: va bene, io sono riuscito a liberarmi e vorrei essere presente per l'inaugurazione della vostra casa di riposo di Forlì. Il cerimoniale è venuto in anteprima per studiare il percorso, tutte le tappe che doveva seguire il Presidente, e il percorso prevedeva che all'inizio il Presidente voleva entrare nella chiesa che abbiamo lì accanto alla casa di riposo. Quel giorno arriva, il Presidente arriva anche lui, le guardie del corpo, la polizia, tanti giornalisti. E non appena ci siamo salutati, mi dice: Pastore Mazza, io la prima cosa che voglio fare, voglio entrare in chiesa. Ed è entrato in chiesa. Siamo entrati insieme con sua figlia, poche persone lo accompagnavano, voleva che fosse una cosa solenne, una cosa decorosa, e ci siamo avviati verso il pulpito. E arrivati davanti al pulpito si ferma e mi dice: Pastore Mazza, questa è la casa del Signore. È una casa dove dei figli di Dio si riuniscono settimana dopo settimana per adorare il Signore. Vogliamo pregare anche noi. Eleviamo la preghiera del Padre Nostro. E abbiamo pregato insieme la preghiera del Padre Nostro. Questa sua richiesta mi è rimasta impressa. Questa è la casa del Signore. Fratelli, il Signore è presente questa mattina in questa chiesa. È presente perché ci siamo noi e perché ci vuole bene. Il Signore è presente qui in mezzo a noi per farci del bene, per darci le sue benedizioni. Questa mattina vorrei parlarvi un tantino dell'Apocalisse, un libro che mi affascina sempre di più, è una passione che non ho mai perso. Il libro dell'Apocalisse ci parla della vittoria di Cristo e di tutti coloro che lo seguono. Giovanni dirà nel capitolo 6, versetto 2, sempre capitolo 6, versetto 2: guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Il messaggio centrale del libro dell'Apocalisse, cari amici e fratelli tutti, amici in ascolto, il messaggio centrale dell'Apocalisse è un messaggio di pace, è un messaggio di gioia, è un messaggio di speranza, è un messaggio di vittoria. Cristo è colui che ha vinto il male in cielo, ha vinto il male sulla terra, ha vinto sulla bestia, sul falso profeta, ha vinto sul dragone, ha vinto sul dolore, sulla morte. Cristo ha vinto. Questo è il messaggio centrale dell'Apocalisse che io ho recepito. Nel libro dell'Apocalisse il Signore ci invita a partecipare alla sua vittoria. La vittoria di Cristo è la nostra vittoria. Gesù ha vinto per noi. Quindi noi possiamo partecipare a questa vittoria che il Signore ci offre. Il testo che la sorella Eva ci ha letto poc'anzi come testo introduttivo, e vorrei rileggere, dice così: le forze del male combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, Apocalisse 17, versetto 14. E l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui i chiamati, gli eletti, i fedeli, quali siamo noi. E vinceranno anche coloro che sono con Lui, con Cristo. Anche coloro che amano Gesù, anche coloro che seguono Gesù, i chiamati, gli eletti, i fedeli. In Apocalisse capitolo 7, dal versetto 9 in poi, sta scritto una visione di Giovanni, che riporta in questo meraviglioso libro. Giovanni viene rapito in spirito, il Signore gli apre gli occhi, la mente, e lui si ritrova in cielo, dove ha una visione. E in cielo vede il trono di Dio, grandissimo, immenso, bello, e con tutti gli angeli intorno a questo trono di Dio. E davanti al trono di Dio Giovanni vede anche le quattro creature, che sono degli angeli speciali, e 24 anziani, che non fanno altro che lodare e ringraziare il Signore. E Giovanni rimane lì senza parole, a guardare, ad osservare,
a contemplare. E poi un anziano si rivolge a Giovanni e gli chiede: Giovanni, chi sono queste persone davanti al trono di Dio che tu vedi, che nessuno può contare perché sono tantissimi? E Giovanni risponde, molto imbarazzato: non lo so, io non li conosco, ma tu lo sai, dimmi tu chi sono. E quest'anziano risponde dicendo in Apocalisse capitolo, ripeto, capitolo 7, il versetto, leggiamolo insieme, capitolo 7, il versetto 12, leggiamo forse dal versetto 10, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: Giovanni, chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sì, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Questa immensa folla davanti al trono di Dio, ed io con l'occhio della fede questa mattina vedo anche voi davanti a questo trono, vedo voi tutti davanti a questo trono, anche se non vi conosco. E un giorno ci ritroveremo davanti a questo trono di Dio insieme per lodare il nome del Signore. Davanti a questo trono ci sono persone che vengono, dice l'anziana Giovanni, che vengono dalla grande tribolazione, che vengono dalla grande tribolazione. Sì, miei cari fratelli, in cielo ci saranno delle persone, degli amici, dei familiari che hanno vissuto questa tribolazione, che hanno vissuto dei momenti difficili, che hanno vissuto dei momenti di profondo dolore. In cielo ci saranno delle persone che hanno vissuto l'esperienza del peccato, hanno vissuto questa esperienza della tribolazione, come ci dice il libro di Apocalisse. Ci saranno delle donne che sono state violentate, dei bambini che sono state sfruttate, ci saranno delle persone che sono state uccise, ci saranno delle persone che su questa terra sono sole, che non hanno nessuno. Ricordo un giorno mentre salivo le scale di Colle Albane, della metropolitana, c'era una signora obesa, anziana, con delle borse pesanti che portava in braccio e non riusciva a salire le scale, ansava, era asmatica, non riusciva a respirare bene. Mi sono avvicinato e le ho chiesto: signore, la posso aiutare? E questa signora mi guarda, spalanca gli occhi, si mette a piangere e mi dice: non ho nessuno, sono sola, non ho nessuno. Quante persone sono sole in questo mondo? Quante persone sono sole? Ebbene, in cielo non saremo più sole, cari fratelli. In cielo saremo tutti insieme a lodare il nome del Signore. Nessuno, nessuno sarà mai solo. In cielo, davanti al trono di Dio, un giorno troveremo tutti coloro che, per cui abbiamo pregato e ci siamo spesi per la loro salvezza. Quanta gioia, quanta felicità, quanta emozione nel rivedere questi nostri cari amici, questi nostri familiari, i nostri figli, nostro marito, nostra moglie, i nostri genitori. In cielo possiamo riabbracciarci e iniziare a vivere l'eternità accanto al nostro Signore. In cielo ci saranno anche coloro che hanno conosciuto l'Evangelo grazie alla nostra testimonianza. In cielo ci saranno delle persone che hanno conosciuto il Signore grazie alla nostra testimonianza. Da un po' di tempo a questa parte ripetiamo a dire in chiesa: preghiamo per le prossime conferenze di febbraio. Preghiamo che il Signore ci dia un'anima sincera, ci faccia conoscere un'anima che noi possiamo portare ai piedi della croce. Quest'anima possa essere nostro figlio, nostra figlia, nostro parente, nostro amico, compagno di lavoro, un collega. Preghiamo che il Signore ci faccia conoscere un'anima da portare a Cristo. Questo è il più grande successo che noi possiamo ottenere nella nostra vita. Un successo superiore che vincere all'Enalotto. Portare un'anima a Cristo è emozionante, è molto bello. Poter strappare
dalle grinfe di Satana un'anima preziosa per la quale Gesù è morto, e portarla a Cristo. Prima di continuare questa mattina vorrei chiedervi di chinare le nostre teste, di riunirci in preghiera, in silenzio, e chiedere al Signore: Signore, fammi conoscere un'anima che ti vuole conoscere, che ti vuole accettare, che cerca il senso della vita, che cerca una vita migliore. E se l'abbiamo già trovata, chiediamo al Signore che benedica questa persona. Vogliamo farlo insieme, in silenzio. Amen. Questa mattina sono state distribuite delle cartoline con una frase molto simpatica: tranquilli, è in arrivo l'Apocalisse. Ebbene, è giusto che sappiate che da mercoledì prossimo, alle 8:30, tutte le mattine per tutta la settimana e le settimane successive, ci saranno dei missionari volontari, pensionati, che dedicheranno giorni interi a questo lavoro, nei supermercati della zona della Nomentana, Casal dei Pazzi, Piazza Vultre, dove poi ci saranno le conferenze. Saranno dei fratelli che hanno del tempo da spendere, da investire per cercare delle persone. Andranno nei centri commerciali e distribuiranno questa cartolina. Se qualcuno vuole aggregarsi, se qualcuno pensa di avere del tempo disponibile, che lo faccia. Da mercoledì prossimo alle 8:30 in Piazza Vultore si comincia con una preghiera, un testo biblico, e poi si va insieme a distribuire queste cartoline fino al 6 febbraio dell'anno prossimo. Il Signore continua a fare al suo popolo delle promesse. Come un padre o una madre promette al figlio, alla figlia, ai figli: non ti lascerò mai da sola, io sarò sempre con te, su di me ci puoi sempre contare. E la stessa cosa la fa il Signore. Il Signore promette ai suoi figli delle cose meravigliose. Il Signore promette a tutti coloro che lo amano e credono in Lui la forza per andare avanti e di non mollare nei momenti di prova e di tribolazione. Il Signore promette a noi tutti un futuro meraviglioso nel suo regno, dove non ci sarà più la morte e il dolore. E ci dice: io ti prometto innanzitutto la corona della vita. Fai attenzione, questa corona della vita ha un costo elevatissimo, e ci sono dei nemici che sono interessati a questa corona e che te la vogliono portare via. Tieni strettamente ciò che io ti ho promesso, la corona della vita, affinché nessuno te la tolga, affinché nessuno te la porti via. Tieni fermamente la corona della vita, non mollare, non capitolare, sii fedele fino alla morte. Nei messaggi di Apocalisse capitolo 2 e 3, inviata alle sette chiese dell'intera cristianità, il Signore descrive la storia del suo popolo, promettendo adesso la sua vittoria sul male. Nelle sue promesse c'è un crescendo che va dal ritorno all'albero della vita fino all'ascesa dei salvati al trono di Cristo. E io questa mattina, prima di concludere, vorrei con voi appunto leggere, condividere queste promesse che il Signore fa alla sua Chiesa da quando è venuto su questa terra fino al suo ritorno. Leggiamo insieme Apocalisse capitolo 2 versetto 7, la seconda parte. Alla Chiesa di Efeso, l'era degli Apostoli: a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. L'albero della vita nel giardino dell'Eden, l'albero della vita nella città santa. Noi sappiamo che dopo il peccato l'uomo è stato espulso dal giardino dell'Eden, è stato mandato via, e dei cherubini hanno fatto sì che nessuno entrasse nel giardino dell'Eden, che nessuno avesse accesso all'albero della vita. Ma questa porta sbarrata, il Signore l'ha spalancata con la sua morte. Da quando Gesù è morto è libero l'accesso all'albero della vita, e noi possiamo benissimo avvicinarci a quest'albero della vita, perché l'albero della vita è Cristo Gesù. Cristo è la via, la verità e la vita. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Il Signore ci ha aperto queste porte che sono rimaste chiuse per tanto tempo. Con la sua morte Lui ha aperto questa porta sbarrata. Poi leggiamo ancora un'altra promessa in Apocalisse capitolo 2 versetto 11, seconda parte. Alla chiesa di Smirne, l'era delle persecuzioni. E qui la chiesa aveva veramente bisogno del conforto, della consolazione e della presenza del Signore. E sta scritto: chi vince non sarà colpito dalla morte seconda.
La morte seconda viene descritta nel libro dell'Apocalisse come lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Come sarà questo non lo so. Mentre dalla prima morte si ritorna indietro, al ritorno di Cristo c'è una risurrezione. Il Signore risusciterà tutti coloro che credono in Lui, che sono morti nella fede in Cristo. Dalla morte seconda non c'è nessun ritorno. Dalla morte seconda si rimane morte per tutta per l'eternità. La morte seconda è una morte senza speranza, una morte definitiva, eterna. Ma il Signore dice a chi vince, io lo proteggerò, non sarà colpito dalla morte seconda, che sarà la morte di tutti gli empi, di coloro che non vogliono essere salvati. Apocalisse capitolo 2 versetto 17, sempre alla seconda parte, alla chiesa di Pergamo, l'era dei compromessi. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. La manna nascosta. Nell'Antico Testamento leggiamo che il Signore aveva comandato a Mosè di procurarsi un vaso d'oro che doveva riempire con la manna che cadeva dal cielo ogni giorno sulla sabbia. E questo vaso ripieno di manna doveva rimanere conservato nell'arca di Dio per ricordare alle nuove generazioni che Cristo è il pane della vita, che Cristo ha sfamato il suo popolo durante 40 anni di pellegrinaggio. Cristo è il pane della vita. E poi sta scritta ancora la pietruzza bianca, gli darò la pietruzza bianca. Nell'antichità la pietruzza bianca veniva spesso usata per esprimere una sentenza, ma anche per riconoscere certi diritti e privilegi. Ad esempio, alcuni giudici usavano la pietruzza bianca quando volevano assolvere un imputato, mentre per condannare l'imputato usavano una pietruzza nera. La pietruzza bianca si usava anche quando uno schiavo veniva liberato. Questa pietruzza bianca sulla quale c'era inciso il suo nome o un nuovo nome che il suo patrone gli dava, veniva consegnata allo schiavo oramai libero. La pietruzza bianca veniva usata a volte anche come tessera per le famiglie benestanti, per le famiglie nobili, per avere dei privilegi. La pietruzza bianca veniva anche usata per premiare i gladiatori che avevano vinto più di 15 duelli. I vincitori dei giochi olimpici ricevevano insieme al trofeo una pietruzza bianca sulla quale veniva inciso un nuovo nome e così via. Io ho qui una pietruzza bianca che l'ho trovata a casa. C'è scritto sulla pietruzza bianca il mio nome, Vincenzo. Non lo so se questa pietruzza bianca di cui parla l'Apocalisse era così piccola, così bianca come questa, ma più o meno. E questa pietruzza bianca era una sorta di pass che permetteva a chi la possedeva di entrare in tutti i luoghi pubblici, di avere agevolazioni fiscali. Era veramente qualcosa di positivo. Io darò la pietruzza bianca, dice il Signore, perché io ti permetterò di entrare in cielo con questa pietruzza bianca. Naturalmente non occorre per entrare in cielo, perché ci basta il Signore che intercede per noi e che ci aprirà la porta quando noi saremo arrivati alla soglia del cielo. Leggiamo ancora in Apocalisse 2:26, alla chiesa di Tiatiri, l'era di apostasia, a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Darò potere sulle nazioni. I vincitori, gli eroi della fede, sono chiamati nella Bibbia re e sacerdoti di Dio. Un sacerdozio regale, dice l'Apostolo San Pietro. Poi vide dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E dirà l'Apostolo San Paolo in 1 Corinzi capitolo 6, che ai salvati sarà dato il privilegio di giudicare il mondo degli uomini e il mondo degli angeli malefici. Sì, cari fratelli, in cielo saremo tutti re e sacerdoti di Dio. Re e sacerdoti di Dio. In cielo il Signore ci darà il privilegio di regnare insieme a Lui. In cielo saremo tutti servi del Signore e serviremo il Signore nel suo tempio notte e giorno, re e sacerdoti di Dio. Apocalisse 3:5, alla chiesa di Sardi, l'era della riforma, chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio
e davanti ai suoi angeli. Cerchiamo di immaginarci questa scena. Io l'ho cercato di farlo più volte, perché mi direte, mi fa piacere, mi fa gioire. Quando Gesù tornerà e prenderà con sé tutti i salvati, tutti gli uomini che hanno creduto in Lui, e ci porterà in cielo, il Signore ci presenterà l'intero universo, ci presenterà tutti gli angeli, dicendo: io sono fiero di Maria, sono fiero di Silvia, sono fiero di Franco, di Mario, perché Mario è un eroe nella fede. Mario è rimasto fedele per tutta la vita e mi ha dato la gioia di accompagnarlo durante la sua vita terrena. E oggi gioisco insieme a lui nel vederlo qui, davanti al trono di Dio in cielo. Il Signore ci presenterà davanti a tutto l'universo. Che emozione, che gioia essere presentato a tutti gli angeli, a tutti gli esseri viventi nell'universo. Noi saremo la gente più importante dell'universo. Saremo più importanti degli angeli, che non conoscono il peccato. Coloro che vengono dalla grande tribolazione saranno persone in cielo che saranno premiate, e il Signore sarà fiero di noi. In cielo confesserò il tuo nome davanti a tutti. Ci sarà una bella presentazione in cielo. Il Signore che ci presenterà uno dopo l'altro a tutti quanti. È bello, sarà bello questo incontro e questa presentazione. Il Signore questo lo fa perché, ripeto, è fiero di noi. Leggiamo ancora capitolo 3, Apocalisse versetto 12. Alla chiesa di Filadelfia, l'era di risveglio. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Ho letto che c'era l'usanza di dedicare una colonna di marmo ad ogni personaggio importante, una colonna di marmo sulla quale veniva inciso il nome di quel personaggio importante. E queste colonne le troviamo nei palazzi importanti, nei palazzi imperiali, nei palazzi della gente per bene, ricca, per ricordare appunto un amico, per ricordare un personaggio. Dedicavano una colonna di marmo sulla quale c'era inciso il nome della persona che non c'era più. E il Signore dice: io farò di te delle colonne nel mio tempio. E il Signore vuole che noi siamo nel suo tempio, ci vuole ricordare notte e giorno, e vuole che noi siamo le colonne più importanti del suo tempio, le persone più care. A chi vince? I salvati al ritorno di Cristo saranno come delle colonne nel tempio di Dio. L'ultima promessa, Apocalisse 3:21. Questa promessa mi ha sempre emozionato, e oggi più che mai. Alla chiesa di Laodicea, la chiesa di Laodicea siamo noi, l'ultima chiesa. La chiesa di Laodicea è quella chiesa che nella parabola delle nozze, delle 10 vergini, le 10 vergini dormono. Il Signore fa una promessa grandiosa, meravigliosa a questa chiesa. E credo che abbiamo molto da imparare dal nostro Signore. Sta scritto, capitolo 3, versetto 21, chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Fratelli e sorelle, voi potete leggere la Bibbia dalla prima all'ultima pagina, dalla prima all'ultima parola. Mai nessun angelo ha osato sedersi sul trono di Cristo. Mai nessuno si è seduto sul trono di Dio. Agli uomini che vengono dalla grande tribolazione, quali siamo noi, deboli, peccatori, che abbiamo conosciuto il peccato, le conseguenze del peccato. A noi il Signore fa questa promessa: a chi vince
Vincenzo, io ti permetterò di sederti accanto a me, sul mio trono. Da bambina avrei chiesto, Signore, ma quanto deve essere grande il tuo trono? Perché se tutti dobbiamo sederci sul tuo trono, non lo so, quanto sarà grande questo trono? È una metafora. Ma il Signore appunto ci promette, tu prenderai posto accanto a me, dove, ripeto, nessun angelo si è mai seduto. Il Signore sarà fiero, orgoglioso di noi. Ci farà sedere sul suo trono e regneremo con Cristo nell'eternità. In cielo, dicevo prima, saremo sicuramente degli uomini e delle donne più importanti dell'universo. L'universo intero vorrà conoscere la nostra storia. Ci inviteranno a tenere delle conferenze. Permettetemi questo linguaggio così semplice. Ci inviteranno a raccontare la nostra esperienza. Ci diranno, Vincenzo, vieni, raccontaci com'è stata la tua esperienza a Roma, a Bari, in Germania, in Sicilia. Come hai vissuto l'esperienza del peccato? Qual è stata la tua esperienza di sofferenza? Raccontaci. Sì, l'universo intero è interessato a conoscere la nostra esperienza e ci inviteranno a raccontare la nostra esperienza. In cielo il Signore ci presenterà davanti a tutti. Cari fratelli e sorelle, queste promesse ce le ha fatte Dio che non mente. Il Signore sarà con te sempre, nel bene e nel male. Non mollare. Non mollare quando tu soffri, non mollare quando sei sola, non mollare quando hai subito dei torti, quando sei stata una vittima dell'ingiustizia, quando gli altri ti hanno sfruttato, quando gli altri magari ti hanno fatto del male. Non mollare, non capitolare. Presto saremo insieme al nostro Signore in cielo, dove nessuno mai ci potrà più separare. A chi vince? Il Signore sa benissimo che noi non possiamo vincere, ma noi possiamo partecipare alla sua vittoria, come abbiamo letto all'inizio e concludo, perché la vittoria di Cristo è la nostra vittoria. Cristo ha vinto per noi, ha fatto ciò che noi avremmo dovuto fare ma che non avremmo potuto fare. A chi vince? Partecipa a questa vittoria di Cristo. Vivi con Cristo, segui Gesù, ama Gesù e il Signore ti darà una vittoria dopo l'altra, una gioia dopo l'altra, delle grandi soddisfazioni, delle grandi benedizioni. Concludo. Chi vince erediterà tutte queste cose, dice il Signore, e gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Il libro dell'Apocalisse, tranquilli, è un libro di speranza, è un libro di gioia, di speranza, di vita, di pace. Il libro dell'Apocalisse vuole trasmetterci un messaggio di vittoria. Cristo è colui che ha vinto. E con Cristo possiamo vincere noi tutti. Che il Signore ci benedica e ci dia questo senso della vittoria.